Amiche e amici di Abruzzo Web, siamo in collegamento streaming con il cardiologo dell'ospedale San Salvatore Luca Antonini, candidato della Lega alle prossime amministrative del 12 giugno all'Aquila, nella coalizione centrodestra, e sostiene il candidato ricandidato sindaco Pierluigi Biondi. Allora, Luca Antonini, quali sono i temi forti, anche alla luce della sua professione, che si sente di proporre ai cittadini elettori? Buongiorno a tutti. Due aspetti fondamentali, penso. Il primo è, diciamo, bisogna un po' restaurare il rapporto tra sanità del territorio e sanità dell'ospedale. Secondo, cosa importante, fondamentale, è noi abbiamo all'Aquila un centro, uno stroke unit, un centro hub per il politrauma. Con delle professionalità meravigliose. Il politrauma è trattato egregiamente, però ci sono degli handicap in questo caso, perché per esempio all'Aquila manca una chirurgia toracica, una chirurgia dei grandi vasi, anche se abbiamo una chirurgia vascolare molto, molto importante, che lavora molto bene. Quindi pensare di trattare a fondo, a 360 gradi, il trauma, il politrauma senza chirurgia toracica è un po', diciamo, un po' un handicap. Quindi in questo caso bisogna essere un pochettino visionari, cercare di fare in modo che l'Aquila possa avere una chirurgia dei grandi vasi, una chirurgia toracica, anche perché, e parlo anche del mio settore, questo ci permetterebbe di trattare la chirurgia cardiaca, la strutturale. Noi facciamo le coronarie, noi facciamo l'infarto acuto, noi trattiamo l'infarto acuto, siamo un centro hub per l'infarto, però non andiamo sullo strutturale perché abbiamo bisogno dello stand-by cardiochirurgico. Quindi questa... Per quanto riguarda, tornando brevemente invece sulla sanità del territorio, ecco, questo cosa significa? Sappiamo tutti che ci sono i fondi del PNRR, insomma, su cui si può attingere anche con una certa consistenza. È importante, i fondi sono fondamentali, però per attingere ai fondi bisogna fare dei progetti. E i progetti devono essere fatti bene e bisogna riqualificare la sanità del territorio e far sì che non sia più una sanità ospedale centrica, cioè non sia tutto delegato, non sia tutto concentrato in ospedale, perché poi l'ospedale collassa, l'abbiamo visto con la pandemia, in occasione delle emergenze sanitarie poi gli ospedali italiani sono andati al collasso. Quindi la medicina del territorio è molto importante. E nelle città italiane, in qualche città italiana funziona bene e decongestiona gli ospedali e fa sì che i professionisti ospedalieri possano anche migliorare la qualità delle prestazioni, perché possono avere anche il tempo di fare dei corsi, di aggiornarsi e quindi, diciamo, uscire un pochettino dai cosiddetti LEA, cioè i livelli essenziali di assistenza, ma di elevare la qualità delle prestazioni sanitarie. Perfetto. Ultimissima domanda, questa più politica. Che clima si respira nella casa del centrodestra e della Lega in particolare? Ma guardi, noi siamo fiduciosi, abbastanza fiduciosi. Da quello che ho potuto vedere, mi sembra che ci sia un riscontro positivo. Certo, la competizione c'è, è presente, però il lavoro svolto in questi ultimi anni dal centrodestra dovrebbe essere valutato da tutti quanti i cittadini, perché forse è la prima volta che si vedono dei risultati. Luca Antonini, la ringraziamo molto per la capacità di sintesi e anche la densità delle argomentazioni. Le auguriamo una buona giornata, buona campagna elettorale, anche buon lavoro nella sua professione, sicuramente importantissima. Grazie.
cardiologo. Grazie.